Buonasera. Ciao Buonasera a tutti, ciao Marti. Ciao, Andrea. buonasera a tutti, benvenuti alla 21ª puntata di Casa Caccia, l'ultima per quest'anno, Marti. Siamo giunti Eh alla sì. fine dell'anno. Finalmente saluteremo questo 2020. Sperando che il 2021 cominci in maniera diversa, ma io ho i miei dubbi, spero molto, ma ho i miei dubbi purtroppo. No, dai, bisogna essere Ottimisti. positivi, positivi sempre. Sì, assolutamente, assolutamente. Senti Marti, allora, stasera abbiamo scritto una bella puntata scoppiettante, perché c'è un bel parterre pronto a darsi battaglia, tra virgolette, e ne vedremo delle belle. Ci sono anche, vediamo qualche commento, stanno arrivando già I tanti. saluti, saluto a tutti. Ai vari ragazzi che sono arrivati e mi raccomando, interagite con noi attraverso la chat e fate le vostre considerazioni e le vostre domande agli ospiti. Stasera, Marti, torneremo a parlare di caccia alla beccaccia, torneremo a parlare di cinofilia, torneremo a parlare di parleremo di armi, di munizioni, insomma, c'è veramente, veramente tanto. Saluti dalla Croazia, che oggi c'è stato anche un brutto terremoto. Eh sì. E eh sì, è già come se non Allora, bastasse. salutiamo la nostra amica Diana dalla Croazia che è stata ospite qui con noi. È Brava. una ragazza eccezionale, fortunatamente l'abbiamo sentita e sta bene. Quindi salutiamo, un saluto a Giacomo. Giacomo, ciao a tutti. Stanno arrivando in diversi. Marti, quindi non ci resta che lanciare la nostra sigla e ci vediamo tra poco qui live Casa Caccia. Eccoci Eccoci qua, tornati. tornati live. Com'è andato il Natale, giusto Matti? Come hai passato questi due Ma giorni? penso un po' come tutti, no? A casa con mamma, papà, fidanzato, tranquilli. Un Natale intimo. A me Intimo, intimo. personalmente piace, eh. Io sono un po' il lupo solitario, mi piace stare raccolta, quindi per me è stato un bel Natale, insomma. Bene, pochi, pochi ma buoni questo Natale. Bene, Invece, Andri. io Marti, come lo stesso come te, naturalmente ho passato in famiglia stretta, chiaramente non allargata, anche se invece al contrario tuo mi piacciono invece le belle cene con tutti quanti, con i nonni, perché ancora dai, fortunatamente ho i nonni vivi, o comunque sia da gusto anche rivederli. Beh, c'è sempre meno tempo per stare insieme, secondo me comunque sia la famiglia è sempre molto importante. Però, insomma, questo Natale così gli abbiamo fatto un saluto veloce e via. Bene, Marti, io comincerei a chiamare subito il primo ospite, poi Assolutamente sì. gli chiamiamo su tutti. Chiamiamo il primo ospite, Flavio Focaccetti. Ciao, Ciao Flavio. Flavio. Ciao Marti, ciao Andre. Ciao, ciao Flavio. Come va? Tutto bene? Bene, tutto bene. E come è passato questi ultimi giorni di Natale, di festa, prima di Sono partire? andata a caccia finché ce l'hanno permesso. È quello che. Poi ho fatto Natale in famiglia, ho pranzato, sono riuscito a pranzare con i miei genitori, quindi è stato un Natale comunque positivo. Non tutti purtroppo sono riusciti a farlo, tra lockdown, tra zone rosse, bianche, verdi, quindi sono contento di essere stato con i miei e l'ho passato abbastanza isolato, come d'altronde l'ultimo periodo, perché io di questo virus ho abbastanza paura, quindi cerco di evitare al limite i contatti esterni alla famiglia. Certo.
Vabbè, insomma, il virus lo sappiamo, è abbastanza pericoloso, dopo non a tutti colpisce in maniera uguale, però bisogna stare attenti anche nella diffusione, perché poi è importante quello, no? Io purtroppo faccio un lavoro un po' al pubblico, diciamo, e quindi è sempre un po' rischioso, mascherina, distanza, il pannello davanti, quando parli con i clienti, insomma, però insomma, bisogna andare avanti in qualche modo, no? Assolutamente. Allora, invece la caccia, come va la caccia? Come è andata la caccia? Ho visto qualche bella immagine, ho visto su Facebook un po' di post, quindi ho visto qualche bella foto con i tuoi cani. Quest'anno è qualche cane nuovo che è sceso in campo oppure vai sì, io, cani nuovi un po' sempre, perché mi piace portare cani giovani, diciamo è lo stimolo per chi fa la caccia, la mia caccia come me, credo. E ho qualche novità, la caccia è stata una stagione quest'anno molto positiva, una stagione interessante che nonostante le restrizioni ci ha regalato delle gran belle giornate, continua a regalarcele, quindi bene, molto bene. Diciamo che forse è una delle poche cose positive in questo 2020 che speriamo di lasciare alle spalle e non ricordarcelo più. È vero, o perlomeno ricordarci solo allora le cose buone, no? Tipo le tante beccacce o magari le tante palombe. Invece a palombe, facciamo un disco prima di entrare nel vivo, che facciamo, come è andato invece a palombe Fla quest'anno? Anche a Colombacci credo sia stata una stagione da incorniciare, insomma una bella stagione per le nostre zone, c'è stato un bel flusso costante, è stato un gran bello ottobre, sì, veramente un gran bello ottobre. Da voi sono un pochino di meno, però vabbè. Le condizioni hanno favorito un po' il centro nord, tra virgolette. Un po' più in su, ma va bene così, ogni anno è diverso, bello per quello. Tra l'altro, parlando con te, con i svariati amici, ho capito che a noi il flusso ci ha toccato proprio al margine sud, quindi ci sono rientrato a pelo a pelo. vabbè, però è andata bene. A proposito di novità, volevo chiamare Marti, un altro ospite che è qui con noi questa sera, che è il buon amico Mauro Riga. Mauro, ciao! Ciao, buonasera! E secondo te perché ti ho chiamato subito così al volo con Flavio? Perché noi tre, ma manca la quarta non a caso, che è Carlotta Manzotti, che salutiamo e gli mandiamo un abbraccio, che stasera non può essere con noi, ma che sarà con noi le prossime settimane, Marti. Per, insomma, Mauro, presentacela a te, dai, su, fai tu che sei l'autore di questa serie. Ma sì, io sono l'autore, ho avuto così l'idea di fare questa cosa, però i protagonisti, come si vede dalla locandina, siete tu, Andrea, Flavio e Carlotta, che stasera non c'è con noi, ma credo che sia più giusto che tu affronti questo discorso anche con lei, magari in un'occasione diversa. Io ti posso dire che fino adesso è stata una bella avventura, no? Penso che sia tu, Flavio, che anche tu, Andrea, siate d'accordo. Fino adesso ci ha detto bene, siamo stati fortunati, però mi ricordo delle parole di Bruno che mi diceva sempre: ricordati Mauro che chi è bravo è anche fortunato, quindi forse un po' bravi siamo una bella squadra, quindi sicuramente siamo anche fortunati, però ecco, la serie inizierà l'8 di gennaio alle 21 su Sky Caccia, canale 235, e credo che sia giusto che ci sia anche Carlotta per parlare di questa cosa. Sì. Era giusto un accenno, Mauro, perché vedendo Flavio, io e te Flavio, l'ho venuto subito in mente, avevo la locandina pronta che l'abbiamo postata pochi giorni fa, ho voluto inserirla per ricordare questa cosa. È stata una locandina molto faticosa, perché mentre Carlotta ti ha fatto subito le fotografie, tu e Flavio mi avete fatto sputare sangue, tant'è che ve le ho dovute fare io, sono dovuto venire apposta, mentre Carlotta ha fatto da sola, con voi sono dovuto venire io e farvi delle fotografie, perché se aspettavo che me le mandaste voi, probabilmente la locandina non ci sarebbe stata stasera.
No, no, dai, vabbè, tanto Mauro è così, noi non siamo proprio bravi, non è facile, insomma, poi tu ci hai fatto una bella foto e se la si vede Ma dal buono, cammino, tu insegni anche te, insegni, non è facile farsi una foto per chi non è pratico, Mauro, di no? la verità, per fortuna quella in mezzo. Per fortuna quella in mezzo, Carlotta, non ho fatto in tempo a dirle mi serve una fotografia che me ne ha mandate circa 15.000, perché lei è molto social, è molto brava, è molto veloce, c'ha il telefono, insomma, sa usare bene la tecnologia, a differenza forse probabilmente di voi due che preferite il fucile al telefonino, è vero Esatto. o no? Esatto. Io anche il fucile sotto Nessuno silenzio. spoiler stasera? Nemmeno un piccolo accenno? Nessuno spoiler stasera? Nemmeno un piccolo accenno? No, No, noi volevamo una spoileratina, però qualcosina poco poco. diciamo che le prime due puntate le abbiamo realizzate con Andrea nella laguna di Grado alle Anatre, quindi tutti gli appassionati di questo tipo di caccia non se la devono perdere assolutamente, perché devo dire che anche montandola sono veramente soddisfatto del lavoro che è venuto fuori e siamo stati, ripeto, fortunati, abbiamo avuto 2 giornate bellissime nonostante fosse inizio stagione, però 2 giornate climaticamente molto diverse tra loro, però comunque tutte e due molto molto suggestive. Approfitto per salutare Paolo Bocchini di Anatidi, che ho visto che ci ha appena salutato. Ovviamente anche lui, queste 2 puntate si sono fatte grazie soprattutto a lui, perché lui è appassionatissimo di questo tipo di caccia, ha 100.000 contatti, quindi ci ha messo in condizioni di fare veramente, veramente 2 belle puntate. Ma anche quelle con Carlotta e quelle con Flavio, devo dire che sono state altrettanto entusiasmanti. Quindi sono 5 puntate per la prima stagione e niente, guardatevele e poi io sono soddisfatto, credo anche voi, no? Ah sì, molto, molto, molto. Adesso vediamo un po', non vedo l'ora che di vederle, quindi un conto è girarle e poi dopo anche rivederle montate da te, Mauro. Guardate, è qui alle mie spalle la prima, quello che vedete lì dietro è il computer che ne sta. Faccia play, Mauro. Faccia play. No, non si può. Io ragazzi ci ho Allora, provato. abbandoniamo per il momento. Io vado a caccia, che lo riprenderemo magari nella prossima puntata insieme a Carlotta, giustamente, così sentiamo anche le sue impressioni. Chiamerei anche terzo ospite, Ale. Alessandro Ciao Samuele. ragazzi, ciao, Ciao, bentornato ciao, Ale. grazie. Com'è Vedi, andata? ho aggiunto il presepe, hai visto? C'è il presepe dietro adesso. Infatti vedo che è giunto il presepe dietro, bravo. Ho ricreato Pronto, ciao. anche le montagne proprio dell'Appennino centrale, dove secondo me con questo freddo qualche beccaccio ci arriva. Beh, potresti cominciare da lì, Almeno magari nei dopo. giorni che siamo chiusi, insomma, posso andare, no? Ma quello è vero. Senti, prima di Quello è vero. iniziare, volevo spendere 2 parole su quello che hai detto prima. Ho visto Mauro commosso. Io lo conosco bene Mauro, quindi un pochettino l'ho visto commosso, perché Mauro ha fatto tanti anni con Bruno, e quindi rinnovarsi come si è rinnovato adesso, e poi con dei giovani, che è fondamentale. Gli faccio i miei migliori auguri, ma sicuramente non ne ha bisogno. Conosco Flavio, conosco Andrea, un po' di meno la ragazza, però so che ci sarà del materiale buono, ed è importante che i giovani si avvicinino alla caccia, perché i giovani portano altri giovani. Quindi no, non meglio di Mauro, che non è più tanto giovane, che vi segue, non ci poteva essere. Quindi faccio i miei migliori auguri e non vedo l'ora di vederla l'8 gennaio, la prima puntata. Grazie Ale, grazie. Grazie E un Ale. saluto sempre al nostro immancabile amato Bruno, che non c'è più. Sempre. Quello sempre. Bene, Allora, Marti, vogliamo entrare un po' nel vivo, nel nel vivo di vivo questa serata. di questa serata, È insomma. l'argomento che un po' aspettavano tutti, anche perché l'avevamo in qualche modo promesso, no? Ai ai ai. Qualche Sì.
Qualche settimana fa, dici sì, ormai qualche settimana fa avevamo fatto una puntata parlando di cani da caccia e cani da gara nell'ambito dei segugi, ma adesso è arrivato il momento di chiederci la stessa cosa per quanto riguarda il cane da ferma fondamentalmente. E io vorrei fare una piccola premessa, se posso. Vai. Ovviamente, come tutte le buone trasmissioni che si fanno, sia in rete che in televisione, ci si coordina, ci si vede con gli ospiti, con i conduttori, no? Quindi voi ci avete invitato a vederci qualche minuto prima, e è un po' che siamo qui, insomma, voi ci vedete adesso a casa, ma è un po' che siamo qui. L'unico quindi ecco, che le premesse di questa live sono... No, tu hai detto scoppiettanti. Secondo me sono delle mine proprio, perché ho sentito cose che voi umani nemmeno immaginate. Quindi se gli ospiti di questa live avranno voglia di ripetere quello che ci siamo detti poc'anzi, ho coraggio, esatto. Certo, coraggio. Un po' di pazzia, no? Ecco, Alessandro, quello che non le manda a dire, ad esempio, no? Proprio da me vuoi iniziare, va bene. Ma guarda un po'. Ale, lancia la bomba, dai, comincia tu. No, beh, quello che avevamo accennato l'altra volta, che poi è un qualcosa a cui tengo molto, perché io tengo molto sia alla cinofilia che alla caccia. Anzi, sia alla caccia che alla cinofilia. La caccia è legata alla cinofilia a doppie mani, perché la cinofilia nasce tanti, tanti anni fa proprio da i cacciatori che, finita la stagione venatoria, non sapendo cosa fare, si riunivano facendo pochissime prove, non come adesso, con i migliori soggetti di ogni razza, stilando un regolamento, ma erano delle prove assolutamente di caccia, quindi i cani che erano prima stati portati a caccia e poi andavano a fare le prove. Poi nel corso degli anni purtroppo hanno intrapreso due strade diverse, la cinofilia e la caccia, arrivando fino al punto che non si incontrano più. E cosa intendo dire non si incontrano più? Nel senso che i cani da prove oggi, ma non a detta mia, ma anche a detta di molti giudici, cominciano a peccare di venaticità. Perché? Perché non vengono più portati a caccia, ma vengono solo messi sui campi da prove. Perché non devono abbiziarsi, come viene detto, di alcuni atteggiamenti che i cani da caccia hanno, quindi il dettaglio, non rientrare spesso a vento, mettere il muso a terra o fermare la calda, cioè tanti atteggiamenti che sono richiesti ai cani da caccia e non ai cani da prove. Quello che io mi auspico per il bene di tutte le razze, sia i continentali che gli inglesi, è che la cinofilia cominci a riprendere in considerazione i cani da caccia. Non a caso, non faccio nomi, ma è stata proposta di fare un campionato, è stato proposto di fare un campionato riconosciuto dall'ENCI per i cani da caccia, per proclamare il campione italiano di caccia. Perché è fondamentale questo? Perché specialmente le femmine sono fondamentali che siano cacciatrici per la riproduzione. E quindi per dare venaticità ai nostri soggetti che ora piano piano stanno perdendo questa venaticità. Io non so cosa ne pensi Mauro e cosa ne pensi Flavio, ma secondo me questa è la strada giusta per riavvicinare le due linee che ormai si sono separate, la cinofilia e la caccia, e provare a rimigliorare i nostri cani, perché adesso i nostri cani sì, corrono bene, si muovono bene, sono costruiti bene, ma hanno perso molta venaticità, perché a caccia ci vanno poco, e quelli che vanno a caccia, quando andiamo ad aprire il pedigree, hanno sì dentro i cani da prove, ma non diretti, ce l'hanno nel pedigree ma non diretti, perché i cacciatori esigenti come siamo noi, andiamo a ricercare sempre cani poi che siano venatici, perché la prima cosa è la venaticità. Per la caccia è fondamentale la venaticità, ma per qualsiasi cane e razza da ferma o da cerca, la venaticità è fondamentale. Ho lanciato abbastanza bombe, secondo te, Martina?
Allora, io sono curiosa di vedere la reazione del nostro pubblico, quindi vorrei capire innanzitutto cosa ne pensano gli altri due nostri ospiti rispetto a quello che hai detto, ma poi sarei anche curiosa di capire invece se c'è chi la pensa diversamente, per quali motivi. Quindi sono in attesa di qualche commento. Comunque, secondo me sì, qualche bombetta l'hai lanciata, ecco. Mauro, tu cosa ne pensi a riguardo? Ma guarda, io prendo le parole di Alessandro per buone, ma con qualche riserva, permettimi Alessandro. Io faccio un paragone tra cani e motori. Le case automobilistiche ci hanno insegnato, ci hanno tirato fuori dei prototipi, delle concept car, no? Che non sono assolutamente delle auto che troveremo mai sulle nostre strade, ma sono fatte per, diciamo così, per impostare una tipologia di vettura. Da quelle vetture poi nascono le macchine che noi utilizziamo per strada per fare quello che ci piace di più fare. È un paragone un po' borderline, diciamo così, proprio al limite. Però io credo che la cinofilia abbia il compito di, ecco, creare un po' queste concept car, questi prototipi, cioè cercare di estremizzare, diciamo, le performance di una razza, perché poi da quella razza discendano dei cani che siano validi per andare a caccia. Ovviamente, quando Alessandro parla di venaticità, è ovvio che per forza di cose alcuni aspetti vengono, diciamo così, esaltati di meno. È normale che sia così. Io non posso pretendere che con una macchina da strada, da pista, non posso pretendere che quella macchina mi porti in cima a una montagna su una strada bianca. È un po' questo il concetto. Diciamo che è al limite quello che dice Alessandro. Nel senso che... Posso interromperti un attimo su una cosa? Forse prima ho mancato un passaggio, cioè la cinofilia, prendiamo per esempio per le razze da ferma, no? Che quelle che mi interessano più a me, tolta la grande cerca, che è un'esibizione quasi estrema, che noi portiamo i nostri cani a fare delle esasperate aperture, e quindi è, diciamo, una nota di concorso che non c'entra niente con la caccia, ma tutte le altre note di concorso, passando dalla caccia starna alla caccia pratica, o quello che mi interessa di più, alle prove specialistiche, i cani lì si trovano a dover cercare gli animali in un certo modo. Perché non li lasciamo un po' più liberi, ma li condizioniamo troppo, li esasperiamo troppo, li facciamo lavorare nel modo in cui non sono nati per lavorare in quel modo specialmente. Io la vedo così, perché poi sono esasperati, e questi soggetti poi riproducono, e se si riproducono così, spesso vengono, non hanno una dote importante come la ferma naturale, ma gli viene indotta, e questo nel tempo poi viene trasmessa nelle generazioni che seguono, e creano dei grossi problemi. Secondo me, come ti ho detto prima, i cani vanno visti non lavorati, vanno visti nelle loro doti naturali, e vanno presi in considerazione molto i cani da caccia. Spesso sento dire delle cose che non mi piacciono, tipo: questo cane non va bene per le prove, va bene per la caccia. Non è così. Perché, come ti ho già detto prima, le prove sono nate grazie alla caccia, non è la caccia che è nata grazie alle prove. Quindi, secondo me, un cane che è bravo a caccia, se ha qualità, può fare le prove tranquillamente. Non perché va a caccia non è buono per fare le prove. Oppure un cane che ha dei difetti può andare solo a caccia. Non è così. Perché un cane che ha dei difetti ha dei difetti anche a caccia. Io penso che Flavio ha dei cani, perché va dalla mattina alla sera, che hanno tutte le doti per fare le prove specialistiche, se manca solo la ferma al frullo. Mettiamo la ferma al frullo ai cani di Flavio, non parlo dei miei. Io non voglio la ferma al frullo. Bravo, io nemmeno sono contro la ferma al frullo, perché è un qualcosa che abbiamo indotto noi. Però così dicono i regolamenti, e così bisogna andare avanti.
perché io sono dell'idea, l'ho sempre detto a chiunque, con chiunque ho parlato, che secondo me il cane deve rincorrere, ma deve rientrare, perché non esiste un cane che viene fermato al frullo che non è condizionato nella guidata. Non esiste. Potete dirmi quello che volete, ma un cane che è stato fermato al frullo è condizionato nella guidata. Allora facciamo un discorso, facciamo rincorrere questi cani e facciamoli rientrare entro il minuto, perché una cosa è un cane che prende, rincorre il selvatico e non torna più. Un cane che è stato condizionato e quindi è fermo al frullo, non lo sappiamo se ritornava entro il minuto. Invece un cane che non viene condizionato con la ferma al frullo, facciamolo rincorrere. Se rientra dentro un minuto è un cane equilibrato, se non rientra dentro un minuto è un cane che non è equilibrato. Correggendolo in maniera coercitiva, lo sappiamo bene, alla ferma al frullo, il cane non possiamo vedere che avrebbe fatto in una condizione diversa. Questo è quello che penso io. Pur stimando la cinofilia, pur ringraziando la cinofilia, perché abbiamo dei cani che adesso hanno una struttura, un movimento sicuramente molto buono rispetto al passato grazie alla cinofilia, però hanno perso di vista questo. Ma molti giudici la pensano come me, molti giudici. Perché le prove specialistiche sono poco frequentate, Mauro? Perché sono più difficili, perché andare a cercare le coturnici, andare a cercare le beccacce non è semplice. Le prove più seguite sono le prove a starne, dove più importante l'andatura, il movimento, le aperture e il percorso piuttosto alla veraticità. Basta che fanno un punto, i cani vanno in classifica. Se non fanno un punto, ci sono cani, e io l'ho visto, li ho visti, non vorrei dilungarmi molto, cani che stanno fanno le tournée estere, stanno un mese prima in Serbia, per esempio, e spesso non vanno in classifica. Quando a terra è pieno di starne, com'è possibile? Questo perché non hanno venaticità. Ma non è colpa dei cani, non è colpa degli allevatori, non è neanche colpa dei conduttori, è colpa del sistema. Il sistema, secondo me, andrebbe rivisto, i regolamenti andrebbero rivisti. Tutto qua. Oh, no, nessuno mi risponde? Allora... Da parte di noi, c'è chi non è d'accordo con te, magari al 100% per alcuni aspetti. Tipo Alexander dice di aver visto molti cani che secondo lui non hanno, i cani da gara non hanno perso la venaticità di cui parli. Ma certo, questo è un discorso, Martina, Alex lo conosco bene, non è un discorso non è che va esteso al 100%, però parliamo di una buona percentuale. È vero che ci sono cani senza fare nomi di allevatori che prima li portano a caccia e poi li portano alle prove, però sono tutte prove specialistiche e sicuramente quei cani lì portati a fare la caccia a starne o la grande cerca non avrebbero gli stessi risultati, ma non per colpa dei cani, ma per colpa proprio delle regole che regolano queste prove. Tutto qui. Già, Flavio. Sì, io sono della corrente di pensiero e sono d'accordissimo con quanto dice Alessandro. Purtroppo credo che sia veramente un problema se cinofilia e caccia non tornino ad andare a braccetto, perché i problemi che espone Alessandro sono problemi di cui, quando ci confrontiamo tra cacciatori ma anche con i professionisti del settore, emergono quotidianamente. Purtroppo i cani perdono di venaticità, purtroppo i cani non sono più equilibrati come devono essere per praticare la caccia, soprattutto alla beccaccia, che è un selvatico magari un po' meno confidente, è un selvatico dove il cane deve avere un grande equilibrio. E vediamo che quando proviamo a mettere in campo soggetti spinti, che provengono magari da linee di sangue molto spinte, con cani abituati a fare le prove, si fa più fatica, perché il cane è meno equilibrato, il cane incontra di meno, sembra anche che abbia meno senso del selvatico. Questo è, perlomeno per le esperienze che ho avuto personalmente, ho constatato questo. Poi è ovvio che l'eccezione conferma la regola, ci sono soggetti che a un anno
messi sul campo sono fenomeni, però quanti ne sono? Quanti ne nascono? Sono rarissimi. E quindi speriamo che, ripeto, la cinofilia e la caccia tornino ad andare a braccetto per produrre soggetti che siano funzionali alla caccia. Perché lo stanno pensando, ma anche funzionale alla cinofilia, Flavio. Se ne sono accorti, credimi. Lo so perché mi sono confrontato con, ripeto, professionisti che lavorano con i cani tutti i giorni e mi hanno riportato quello che abbiamo appena detto, insomma, si sono resi conto e stanno cercando di riavvicinarsi ai cani da caccia per ridare benaticità e, se vogliamo, equilibrio a questi nuovi cani che abbiamo oggi a disposizione, insomma. Dovremmo essere anche un po' più tolleranti con i nostri cani, nel senso dargli più tempo, bruciamo le tappe, però purtroppo dietro c'è un business incredibile, no? Lo sappiamo bene il business che c'è. Quindi cani... un'ora fa con un amico si parlava di un cucciolo che farà 2 anni a gennaio e io ho detto: guarda, uno degli errori da non fare è non avere fretta, non ascoltare le chiacchiere di quello che ti dice il cane deve fare questo, deve fare l'altro. Magari vai via con un cucciolo di 2 anni, con un cane di 5, il cucciolo è normale che subisce un po' l'altro cane, un cucciolo è un cucciolo. Adesso tutti hanno fretta, tutti devono mettere in campo un cane di 1 anno che deve essere un fenomeno. Invece con i cani io sono dell'idea che non bisogna avere fretta, bisogna saperli capire, e il bravo cacciatore e cinofilo, secondo me, è quello che riesce a tirar fuori il meglio da ogni soggetto. Poi, Flavio, non so cosa ne pensi pure te, Mauro, un'altra dote importante che dobbiamo stare attenti nel selezionare, questo non lo dico io ma lo dicevano i grandi cinofili una volta, è il cervello del cane. Un cane non è importante che abbia una grossa potenza olfattiva o ma un grande cervello. Un cane che ha testa è un cane che diventa eccezionale a qualsiasi tipo di caccia, perché si adatta a fare tutto. In più anche il fondo è dettato dalla testa, perché spesso cani che non hanno fondo, non è che non hanno fondo perché non hanno quella capacità fisica, ma non hanno la testa per rimanere concentrati e ad andare a caccia tutto il giorno. Quindi il fatto stesso di tenerli anche a casa i cani, noi i cacciatori i cani li teniamo a casa, mentre gli allevatori purtroppo, anche per un discorso di numeri e tutto, li tengono nel canile. Un cane tenuto a casa ha un cervello completamente diverso da un cane che è tenuto nel canile, ha un contatto con l'uomo completamente diverso, perché deve stare a delle regole che nel canile non ha. Quindi sviluppa nel tempo e nelle generazioni un'intelligenza diversa rispetto a un cane che vive nel canile e ha il contatto solamente pochi minuti con l'uomo. Assolutamente. Io vi volevo a questo punto, visto che siamo andati nell'argomento, sottoporre qualche giorno fa con un amico che ha un cane da poco, che gli ha dato un altro amico dicendo: guarda, questo per le prove non è buono, non è buono. Dice: va bene, però te lo do volentieri, portatelo a casa. Intanto vorrei dire che spesso i soggetti che vengono tolti alle prove non è vero che hanno dei difetti, perché li vogliamo trovare noi, perché magari un cane batte un po' più o morfologicamente non rientra perfettamente nello standard. Quindi che succede? Che magari quando si capisce che il cane non potrà mai arrivare a un livello di eccellenza tale che gli permetta di avere un palmarès di tutto rispetto, allora magari preferisce lavorare con altri soggetti e passare questo cane, passatemi il termine, alla caccia, come se la caccia fosse qualcosa di meno. Ma io sono assolutamente d'accordo, non è così, anzi i cani per le prove nascono perché c'è la caccia, perché non, come dicevi Alessandro, come dicevi giustamente tu, non avrebbe modo di esistere la cinofilia. E lui mi diceva: io ho questo cane che fa molto molto bene, c'è una bella mentalità, però io vado a caccia tutti i giorni, tutto il giorno, e questo cane mi fa 2 ore. Dice: secondo te ci sono miglioramento? Cioè, riuscirò mai ad avere un cane che viene a caccia con me tutto il giorno? Mi ha fatto questa domanda, alla quale io sono rimasto un po'
così. Secondo me sì, perché logicamente un cane che è destinato alle prove, un cane che è destinato alle prove, loro lo mettono, cercano di farlo esprimere al massimo nel minor tempo possibile, quindi non viene mai portato fuori tutto il giorno, quindi lui ha un disperdito energetico, una concentrazione limitata al tempo in cui lo portano fuori. Questo è un cane sicuramente, se non ha problemi caratteriali o problemi fisici, che nel giro di qualche mese, quando lui lo comincia a portare fuori piano piano, da 2 ore va a 2 ore e mezza, a 3 ore e mezza, fino a che si comporterà come lui vuole. Anche secondo me è quello di... Sì, secondo me è condizionato mentalmente, perché è stato messo sulle prove. Esatto. Sì, io mi sono sentito di un po' la stessa cosa. Ho detto, vabbè, alla fine nel tempo io credo che il cane riuscirà a dotare di energie in base alle esigenze del suo conduttore, che invece prima magari gli chiedeva 4 ore, adesso gli chiede tutta la giornata. Quindi io penso che, a meno che non ci siano ovviamente delle tare, dei difetti grossi, penso che dovrebbe adattarsi il cane, no? Io penso che succederà questo. Sì, dovrebbe. Ci voglio credere. Flavio c'ha dei cani che vanno a caccia con lo stesso passo tutto il giorno. Adesso io non so se lui ha fatto una selezione specifica. No, io li trovo. Quindi presumo che sia una caratteristica che si può ottenere, no, da un cane che non abbia problemi, Flavio. Ma sì, io credo proprio di sì. Onestamente ho avuto anche cani che più di 4 ore non facevano, con un passo sfrenato, cani provenienti un po' più da quelle linee di sangue piuttosto che dalle linee di sangue da caccia, perché anch'io, come tutti, provo, continuo a provare, vado a coprire anche con soggetti che fanno prove, però ho avuto un soggetto proveniente da grandi cani da prove che lui più di 4 ore non faceva. Partiva con quel passo, finiva, scoppiava con quel passo, a 4-5 anni continuava a fare quello. Però il problema non era, il problema è sempre qui. Il problema è sempre lì. Quindi è ovvio adesso, Mauro, i cani che ho e i cani che ti tieni stretto sono quelli che riescono a chiudere il cerchio, no? Però sono quelli che voglio. A me piace cacciare quei cani il lunedì mattina come la domenica sera, quindi cani che devono avere passione prima di tutto, oltre all'equilibrio e l'intelligenza, che sono dati per me indispensabili, insomma. Andri, che ne dici di leggere? Sì, io ho qualche rientro, non so se voi ce l'avete. Io sento un rientro di qualcuno. Sento un rimbombo incredibile. Adesso che ho parlato anche io, l'ho sentito, non so se... Ma non è un problema di connessione, però. Adesso no, prima sì, adesso non la sento più. Esatto. I commenti ne sono arrivati diversi, magari. E adesso proviamo a scorrere un po' la barra, i commenti a salire. Federico, io vedo sempre più cani con tanto motore e poco cervello. Bisogna fare un passo indietro a più modello. Beh, è quello che abbiamo detto fino adesso, e poi sono i cacciatori che lo trovano. La sezione usata da soldati originale la velocità inversamente proporzionale a quella da caccia. Non starniate, Giacomo. Comunque sento ancora il ritorno io. Anch'io. Io a volte sì, a volte no. No, ecco, ce l'ho.
Pasquale dice giusto che devono andare prima a casa, se c'è qualcosa in più si seleziona per le gare, rimane nel loro DNA. Uno specialista sta nel bisogno delle star. Bisogno delle star. Io la penso così, un po' deve andare a casa. Le uniche prove che condivido sono quelle su selvaggina naturale. Ragazzi, fino adesso hanno solo risposto cacciatori. La caccia cambia. Aspettiamo qualche commento di qualche cinofilo, perché vedrai che non la penserà come noi. Adesso mi faccio tanto di andare a caccia, non c'è una bellezza ne pensare, di tutto c'è rovello. L'amico Samuele, mi sono unito entrambe con il suo livello. Vabbè. Il cane, è arrivato qualche altro messaggio, non so se Marti riesci a vederli, gli ultimi messaggi. Allora, il cane deve essere formato sì da caccia insieme alle prove, è un fattore molto notevole. La differenza la fa la densità di animali nel terreno. Un cane da prove deve mettere sul terreno il geometriche imposte, sapendo che prima o poi andrà ad incontrare. Il cane da caccia deve avere la fantasia e l'estro, si deve prendere quelle licenze per andare a reperire il selvatico. È vero questo. Questo è quello che dicevamo prima sul fatto della caratteristiche, no, di un contrista di un cane, come dote naturali. Io non so cosa ne pensano i nostri amici Flavio e Mauro, ma il cane incontrista nasce incontrista, non ci diventa. È una dote naturale che c'ha il cane. Il cane non incontrista, grazie all'esperienza e grazie anche all'aiuto del conduttore e ai numerosi incontri che può fare, sicuramente migliora e diventa un buon, ottimo cane. Ma il fuoriclasse nasce incontrista e non glielo insegna nessuno. Cioè, lui ha una percezione, una capacità di andare al punto giusto, al momento giusto, senza che nessuno glielo insegna. E anche Flavio me lo insegni, i cani quelli incontristi, noi che facciamo la caccia alla beccaccia sulla rimessa, neanche un giro d'orologio e stanno lì. Invece cani altrettanto bravi che noi apprezziamo per le loro doti e tutto, ma sulla rimessa ci mettono un bel po' di più tempo, perché non hanno questa dote naturale che è la facilità di incontro, quindi essere incontristi. Sandro, ti faccio una domanda, ma secondo te il cane che va sulla rimessa è il cane incontrista, perché lo è? Solo senso del selvatico o qualche altra dote? Non l'ho capito, a chi l'hai fatta la domanda? A te, Alessandro. A te. La ripetila, scusami Flavio, perché non l'ho sentita. Dico, secondo te è semplice senso del selvatico o c'è qualche dote che lo porta ad arrivare prima sulla rimessa, ad incontrare prima di un altro? Beh, quello che avevamo detto prima, il cervello, perché il cervello lo aiuta a capire intanto la direzione. Hai visto, ci sono quei cani che anche se la beccaccia si è sottratta prima che lui, perché facciamo un distinguo, parliamo di beccacce. La beccaccia che vola da sola vola prima che arriva il cane. La beccaccia che invece si fa fermare dal cane, se vola ha sbagliato il cane, non vola perché e ha deciso di volare. Se decide di volare, vola prima che arriva il cane. Quindi ci sono quei cani che fermano dove è volata già la beccaccia, che poi riescono, e quella è una dote naturale, a prendere la direzione giusta e andare direttamente sulla rimessa. Cioè, la beccaccia è data a sinistra, loro non sbagliano, non vanno a destra, loro vanno a sinistra e la ritrovano. Quello sicuramente è una capacità, come ho detto prima, facilità di incontro, ma anche un grande cervello. Loro ragionano, loro capiscono. Io ho avuto sempre la percezione che i cani bravi, intelligenti, capiscono anche dall'umidità del terreno dove possono trovare le beccacce, a prescindere dalle zone dove conoscono, e quindi hanno una facilità diversa perché conoscono le rimesse e tutto. Ma portati in una zona nuova,
raramente ho visto un cane bravo, un cane intelligente, un cane, diciamo, capace sbagliare la direzione. Loro vanno nella zona umida, vanno nella zona ombra, vanno dove dove andresti tu con la tua esperienza, loro ci vanno loro. Perché il cane è intelligente, mette poi sul campo l'intelligenza che ha e quindi ti aiuta. Ripeto, il naso non è importante. Il naso, tutti i cani hanno il naso. Quelli che lo utilizzano con il cervello vanno sempre a punto. Grazie. Io personalmente penso che in alcuni soggetti ci sia una potenza olfattiva diversa. Questo è un pensiero mio prettamente. Sicuramente. Però ho notato delle sfumature su cani che ho cresciuto da cuccioli ad adulti e ho visto che c'è, ho vissuto delle esperienze in cui ho visto molto più naso. E poi si è riversato nell'incontrare di più, nell'andare subito nella rimessa, perché a volte quando vola una beccaccia, fa una rimessa a 100 metri, il cane va a fermarla dopo 20 secondi, mi viene da pensare che lui la prenda nell'aria, perché altrimenti è impossibile nel bosco, nel fitto, che un cane neanche dopo un minuto già è fermo con la beccaccia. E quindi sì, però, a me è successo questo, Flavio, quando beccacce fanno voli bassi, loro riescono a prenderle nella scia, perché l'ho visto proprio, a beccacce ferite, no? Beccacce che hanno preso un pallino e riescono ancora a volare, volano basse e il cane le prende nella scia. Però, per esempio, secondo me, io ho un esempio che è nera, cane che ha molta potenza olfattiva, a volte è controproducente, perché ferma tutto. Nel senso, quando un cane ha una grande potenza olfattiva ed è fermatore, fa molte più ferme rispetto a un altro cane. Secondo me, io, il cane ideale mio è il cane che ha, ideale nella mia testa, che abbia una potenza olfattiva giusta, normale, come un cane normale, ma che abbia un grande cervello, che lui capisce tutto da solo o con il minimo sforzo. E a quel punto lui sa dosarsi, sa come trattare il selvatico che cammina, sa come trattare il selvatico che rimane fermo, sa... è collegato, perché capisce che il collegamento è fondamentale per la caccia, perché se tu e il tuo cane non siete collegati, tu vai a caccia da solo, lui va a caccia da solo e non siete utili l'uno all'altro. Fondamentale per me è il cervello, e li vedi anche dentro casa, li vedi nel canile, i cani che non sporcano, i cani che non pistano i propri bisogni, i cani che in macchina, se non si sentono bene, ti avvisano per farti fermare. Cioè, i cani intelligenti, fondamentalmente i cani intelligenti. Tu ci hai fatto caso, un cane randagio, prima che attraversa la strada, guarda. Perché? Perché quello è uno spirito di sopravvivenza. Se non guardasse la strada, prima di attraversare, morirebbe. E hanno un'intelligenza che non hanno i cani d'appartamento, perché sono sottoposti a continue esperienze di vita così e si riproducono tra di loro. E quindi due cani randagi che si incontrano e si riproducono mettono al mondo i cani randagi che hanno nel DNA lo spirito di sopravvivenza, quindi devono per forza essere intelligenti, se no non campo. Yeah. È ferrato sui cani randagi l'amico, certo, Alessandri. Io ho cani randagi, ho dei randagi. Senti, allora vi faccio una domanda che mi è venuta spontanea, no? Perché sentendo tutte queste disamine interessanti su questo... come lo vogliamo chiamare, sulla capacità di incontrista, sull'istinto da incontrista di un cane, c'è in qualche maniera la possibilità di riuscire a capire in un soggetto relativamente giovane, non voglio dire di 60-70 giorni, ma in un soggetto giovane di riuscire a capire le potenzialità di questo istinto venatorio innato? Oppure è solo una questione di fortuna? Allora, lì il cane incontrista lo vedi subito, ma non è detto che un cane incontrista poi sia un grande cane se non è accompagnato dal cervello, perché essere incontristi è una dote naturale, quindi tu basta anche con... Quante volte hai visto un cuccioletto, gli metti una quaglia di gabbia, la vola, questa quaglia fa 50-60 metri e lui la ritrova subito, poi ne fa 100 e la ritrova subito. Perché? Perché è incontrista. Però se non è accompagnato, quindi diciamo la facilità di incontro lo vedi subito nel cane, portandolo fuori, lo vedi, cane incontra, un cane non incontra. Poi il cervello è quello lì, logicamente non è che lo vedi subito, perché è un bambino il cane, come i bambini.
Ma nel tempo, quando comincia a sviluppare, quando comincia a formarsi, lo vedi il cane intelligente dal cane meno intelligente. Io, per esempio, una delle doti che li vedo sempre nei canili, vedi quei cani che stanno dentro il box, sembrano addormentati, sembrano cani apatici, no? Invece vedi quei cani spiritati dentro al box. Quei cani, tante volte sciogli quei cani che sono tranquilli dentro al box, come li sciogli e li porti a caccia, iniziano a cacciare dall'alba al tramonto. Invece quei cani spiritati dentro il box, che abbaiano in macchina, piangono perché vogliono scendere, non vedono, fanno la loro mezz'oretta, la loro 40 minuti e si spengono. Quello io lo imputo sempre, come dicevo prima con Flavio, al cervello e sicuramente non al fisico, perché tutti i cani hanno però la possibilità di fare meno 4 ore. Però scusami Alessandro, io spesso ho rilevato il fatto che in genere il grande cane incontrista, e siamo fortunati quando nella vita riusciamo ad avere 2-3 soggetti veramente grandi incontristi, ho visto sempre nella mia esperienza, poi io per l'amor di Dio non sono nessuno e non voglio dire nulla, però ho riscontrato che spesso l'incontrista è anche un po' sbilanciato dal punto di vista del cervello, nel senso che è un cane che c'ha una grandissima avidità e magari succede pure che ti dà quelle 2-4 ore e poi si esaurisce, perché in quelle ore ha spaccato le montagne, ha cercato la beccaccia dappertutto, l'ha trovata sicuramente, però in genere è sempre un po' sbilanciato, non è mai un cane incontrista, non è mai quadrato, non è mai quello che magari è bravo, riporta perfettamente o ti ascolta, no? In un certo senso. Quindi riporto, per esempio, apriamo un'altra pratica. Allora, gli inglesi, che secondo me il cane deve riportare, ma io spesso ho cani che non riportano, perché specialmente gli inglesi, loro hanno voglia di andare a scovare. Il riporto è un qualcosa che o ce l'hanno innato oppure stentano anche ad apprenderlo, perché loro, per loro il riporto, cioè una volta c'è l'abbattimento, per loro è risolta l'azione e vogliono andare a cercare altri animali. Riportano solo, per esempio i miei, se entrano in competizione. Se non entrano in competizione con un altro cane, nemmeno te la riportano. Però io ho visto sempre i cani incontristi che hanno cervello, che loro fino al buio vanno a caccia, che sono malati per la caccia come noi. La differenza, per esempio, tra i cacciatori qual è? Tra il cacciatore, quello diciamo tra virgolette avvelenato, e il cacciatore non avvelenato, che uno ci crede fino alle 4:30, fino a quasi al tramonto. Tanti cacciatori al mezzogiorno abbandonano e vanno via. Secondo me tutto sta sempre dentro la testa e l'avidità che hanno i cani e che hanno anche i cacciatori. Giacomo si è sbizzarrito oggi. Al contrario, sono convinto che l'incontrista sia un cane dotato di equilibrio e potenza olfattiva. Equilibrio senza di dubbio. Sulla potenza olfattiva, la potenza olfattiva ci sembra a noi che abbia una potenza olfattiva incredibile, ma è il cervello che gli fa fermare gli animali, non è ecco, il naso. Ecco, perché certe volte la potenza olfattiva può essere fuorviante, non è... Sì, sì. È l'equilibrio che dice Giacomo, io lo identifico col cervello, fa parte dell'equilibrio. Se un cane è intelligente, è equilibrato. Se un cane non è intelligente, non è equilibrato. È squilibrato. Andrea, l'altra volta abbiamo parlato dei fucili, si è aperta una bella disputa anche lì sui fucili, vero Martino? Finivamo insomma di parlare, perché vedo che comunque qualche messaggio arriva, quando sembro che non sono collegato, perché sto leggendo dei messaggi che sono così e non è facile. No, ma stavo proprio pensando di farvi questa domanda, perché con Mauro e con Ari abbiamo parlato nella volta scorsa, non sappiamo il parere di Flavio riguardo alla tipologia di fucili e anche al calibro che utilizzate certamente nella caccia. Secondo voi è il migliore? No, dico, loro sono quelli che vanno col fucile a bacchetta, Alessandro e Mauro. Vabbè, ma quello è legato all'età, più vai avanti e più è logico. Io personalmente caccio col calibro 28. Ora sai quanto dirà il 28 fa feriti,
per me è un calibro efficace, un'arma leggera, molto funzionale la caccia che faccio, lo uso da 15 anni e onestamente non lo cambierei. Poi ho tanti fucili, prima delle beccacce cambio anche spesso. I primi 4 giorni di beccacce magari prendo un calibro 20, prendo un calibro 12, faccio 3-4 padelle e poi torno al mio 28 e non lo lascio più fino alla fine. Quindi per me è stata una scoperta, ripeto, tanti anni fa e non lo lascio, non lo voglio perché mi trovo molto bene e è molto efficace come calibro. Voi non vi esprimete perché voi no, Mauro ci caccia con calibro 28. Alessandro, ma io sparo con lui a beccato e sparo con 12. Io sì, caccio quando cacceremo insieme, ti ricrederai. Guarda, il calibro secondo me non è fondamentale, ma il tipo di arma sì. Secondo me va utilizzata per la caccia con il cane il sovrapposto, la doppietta, non va utilizzato il semiautomatico. Ecco, se io oltre per un discorso proprio etico, poetico, ma anche per un discorso proprio di, secondo me, di precisione. Cioè, secondo me un sovrapposto o una doppietta nella caccia col cane e quindi sparare animali montanti sono sicuramente più indicati rispetto a un semiautomatico, per come la vedo io. Poi puoi sparare con tutto, però l'abbiamo detto l'altra volta, mi pare, questo ne abbiamo parlato anche sì. Ma io ho, quindi tu che hai un calibro 28 io ho doppietta, sovrapposta, bravo, automatici, però caccio quasi sempre col semiautomatico. No, non mi dico, se vuoi. Mauro, gliela devi levare. Sì, no. Lo farò. Te lo devi imporre. Sì, effettivamente è più bello. Ora, non ho convinti tanti, giovani, a lasciar perdere il segnalone. Guarda, non posso tirare il computer, ti farei vedere la rastrelliera che ce l'ho qui. Ce n'ho almeno 5-6 di basculanti, però un po' perché caccio sempre su posti che Mauro sa. E ormai i semiautomatici l'ho maltrattati, e quindi un po' perché mi dispiace, un po' perché alla fine non, sicuramente non per la terza fucilata perché non la spari mai, però mi viene bene. Beh, oddio, devo dire che tu, Flavio, insomma, spesso, però non è tanto il fatto che non la spari, il fatto è di quanto possa essere efficace una terza canna su una beccaccia che vola nel bosco. Quello è molto pratico, la terza fucilata serve a poco. Io ripeto, lo uso il semiautomatico semplicemente per praticità, non per altro, però è sicuramente, guarda, una cosa. Qualche anno fa ho fatto un filmato in Macedonia, a Starne, e non avendo, perché c'avevo il sovrapposto che 62 di canna fisse senza strozzatori, non potevo utilizzarla a Starne, ho sparato col semiautomatico. Quando sono andato a rivederlo io il filmato, non mi è piaciuto, sai, perché cioè, cane fermo, vola alle Starne e tu c'avevi la doppietta, due colpi. Quest'anno sono andato in Lapponia, ti garantisco che se avessi avuto il semiautomatico avrei fatto molti più abbattimenti. Ma non me ne è fregato nulla, Fla. Mi è piaciuto sparare con quel fucile, perché quando lo apri senti il profumo della polvere da sparo, intanto raccogli sempre le cartucce, perché purtroppo col semiautomatico quando tu ruoti le cartucce non sempre poi le ritrovi, ma non è quello, non vogliamo fare i perfezionisti. Ma è proprio una questione di piacere mio personale. E tu, poi io l'ho detto pure l'altra volta, lo ripeto pure adesso, trovami una rappresentazione di una, ragione, su un quadro dove c'è il semiautomatico col cacciatore che ferma col cane, trovi sempre la doppietta, quasi sempre la doppietta o il sovrapporto, insomma, solo per quel motivo là. Poi la caccia da capanno, io quando faccio la caccia da capanno uso il semiautomatico, anche perché ha una resa sicuramente migliore rispetto a una doppietta in sovrapposto, e anche perché per come c'ha la piega e tutto, è più semplice sparare animali che non sono montanti, no? Ve lo immaginate, Andrea, che spara i colombatti con una doppietta dentro al capanno? Lo cacciano via subito appostamento. Anche se a casa ho una doppietta per il tiro a pittone, ma dentro c'è i fiori, però di mio nonno.
Non ci ho mai sparato, però. Comunque... Alessandro, c'è una domanda per te. Sì, questo è Gianni, sì, questo è un amico. Perché lui mi ha visto sempre sparare con la canna raggiata. E la canna raggiata nel bosco aiuta tanto. Aiuta veramente tanto. E dipende dalla cartuccia che ci mettiamo dentro. Io personalmente, ma io non è che sono un esperto di balistica, solamente la mia esperienza mi ha portato a ragionare così, sparo una cartuccia sempre più un botto, con borra in feltro, sia nella raggiata che non nella raggiata. Quest'anno sparo un altro fucile che ha una strossatura a tromboncino, canne 62, una strossatura quindi cilindrica, sia la prima che la seconda canna. E per la caccia alla beccaccia, secondo me, visto che ogni anno è sempre più caldo e quindi il bosco perde sempre meno foglie, avere una cartuccia e un fucile che abbia una rosata e la cartuccia che abbia una penetrazione buona è fondamentale per avere una resa sull'abbattimento, perché sennò è più difficoltoso. Diciamo che rispetto a qualche anno fa, la macchia si spoglia a dicembre, fine dicembre, fino a dicembre in foglia da noi, almeno qui al centro sud. Quindi Gianni va bene, il fucile, quello che puoi prendere va bene. Lo devo convincere, ma convinciti, va bene. Poi c'è pure il cane bravo, quindi non c'è problemi. Quali tipologie di cartucce consigliate agli amici che ti ascoltano? E anche a me, se dovessi andare una volta a beccare... No, tu vai a Palombacci, non ti preoccupare. Ci siamo troppi. Ho fatto la mia prima. Quindi più un botto, borra in feltro. Invece sulle dispersanti, io parlo da ignorante, ma sulle dispersanti cosa mi dice? Sulla cartuccia dispersante, che qualche azienda comunque l'avrà proposta. La cartuccia dispersante non va utilizzata nella raggiata, va utilizzata in canne più strozzate o al massimo nella cilindrica, mai nella raggiata, perché già la raggiata dà un indirizzo abbastanza importante come rosata per la cartuccia. Sparare una dispersante non è la cosa giusta. Io per quanto mi riguarda il piombo da utilizzare alla beccaccia, per esempio, è il piombo 8, perché la beccaccia non sembra, ma regge molto la botta. Spesso va via e va a morire lontano senza che noi ce ne accorgiamo. Spesso quando non ritrovi i cani bravi, quando non ritrovi la beccaccia che hai visto la direzione, non è perché la beccaccia i cani non l'hanno trovata, è perché come appoggiato a terra c'è avuto un'emorragia, è morta e i cani non la riescono a trovare se non ci passano vicino. Anche lì si apre un'altra piccola pagina, no? Quei cani che recuperano sempre il selvatico e quei cani che invece se ci passano a mezzo metro non lo trovano, eppure hanno lo stesso naso, e quella è una capacità che hanno i cani. Comunque, per me cartuccia piombo 8. Sì, piombo, io in prima canna sparo il 9, poi scendo 8, 7 e mezzo, insomma, però sì. Non sono favorevoli al piombo piccolo, perché comunque è un selvatico che incassa, e mi è successo di sparare piombo 11 e trovare animali a 100 metri morti, quindi dopo le prime esperienze ho abbandonato e sono passato a un piombo un pochino più importante. Poi può succedere, se uno scarseggia l'animale, può succedere anche col 9, ma è più difficile, insomma 9, 8 sono piombi che hanno un bel impatto e sono sicuramente più mortali. Io invece vado un po' controcorrente, perché io invece prediligo il piombo molto sottile, quindi sparo generalmente anche un piombo 11 di prima canna. Io penso che ho notato perlomeno che la rosata è più fitta, perché sicuramente essendoci un numero maggiore di pallini, la rosata è più fitta. Il discorso di animali che cadono magari anche a 100 metri, come dicevi tu Alessandro, l'ho constatato, ho visto che mi succedeva anche con calibri più importanti e con piombo più importante.
quindi lì poi subentra il discorso del fatto di scarseggiare un animale, quindi bisognerebbe vedere certe cose. Vedi Mauro, su questo ti posso dire una cosa con certezza, è una questione anche di emorragia, no? Cioè l'impatto che ha un pallino dell'11 sull'animale, quindi sul sistema capillare venoso dell'animale, è diverso rispetto a un pallino dell'8. Quindi sicuramente se viene scarseggiato con l'8 c'è più possibilità che faccia pochi metri o rimanga lì. Se viene scarseggiato con l'11, secondo me c'è più possibilità che riesca a tenere fino a una distanza più lontana, quando poi si rimette, poi sicuramente l'emorragia fa il suo corso, però poi rischi di perdere. Io questo l'ho visto nel tempo. Però Alessandro, io non so se ti è mai successo di... A me qualche volta qualche pallino mi è arrivato purtroppo disgraziatamente addosso. E ti posso assicurare che su un animale della mole di una beccaccia, un pallino dell'11 o dell'8 quando arriva rompe quello che deve rompere. Sicuramente nel caso di una lesione di un organo non fondamentale, allora il discorso dell'emorragia può diventare valido, nel senso che anche se non è un colto in un punto vitale, sicuramente un piombo più grande provoca un'emorragia, e quindi su questo sono assolutamente d'accordo, però secondo me sono casi limite. Io mi trovo bene, sarà anche una questione psicologica sicuramente. Ma certo, ma sicuramente, ma non solo psicologica, Mauro, non solo psicologica, a volte certe cartucce si legano bene con quel tipo di canna, con quel tipo di foratura della canna, e quindi se tu ti trovi bene e gli animali cadono, usa sempre quella. Io che mi trovo bene con la cartuccia che sparo e rispetto alla canna che ho e alla foratura della canna che ho, ok? E poi anche una questione di sicurezza personale, ci ha fatto caso, no? A volte quando tu sei sicuro di una cosa, come l'effetto placebo, oppure se basta che la cartuccia è quella ma non è quella, te la danno un'altra, tu spari bene uguale. Quindi è una questione soggettiva per ogni cacciatore, insomma. Io un consiglio non me lo sento di dare, insomma, quello è una cosa legata alla propria esperienza, dove uno caccia, perché se cacci in Alta Italia, se cacci al centro, se cacci al sud, è diverso, i tipi di boschi sono diversi. Assolutamente, calibro 412 a beccaccia, cosa ne pensate? Che va benissimo, perché Martina, che dici? Tu hai esperienze dirette a proposito di calibro 410 a beccaccia. Mi pare che... andata bene. Ma io penso che tante volte non è più a fare il cacciatore, ma è il cacciatore che fa tutto. Cioè, tu puoi avere pure la maglia più grande del mondo, ma se poi non la sai mandare nella maglia nel modo giusto, di che parliamo? Quindi, chi è abituato a tirare con il calibro 410 sa sparare, sicuramente incontra meno difficoltà di chi lo prende in mano per la prima volta su vari tipi di intellettico. Io poi metto la caccia dietro la telecamera, però... Ovviamente capita di incontrare tante persone, capita di vedere tante persone sparare, è di varie cose, no? C'è anche chi usa il 12 e non prende poco niente, però anche a distanza vicina. È vero pure, Flavio, che certe volte quando fai una padella e ne fai due e alla terza ti viene voglia di tornare a casa, lasciare il calibro 28 e tornare al vecchio trombone del 12, o no? Di tanto a me di fare una, due, tre padelle non succede, una ogni tanto sì. Quindi no, volevo dire, in merito al calibro 410, credo che sia un ottimo calibro, io lo utilizzerei su posti comodi, nel senso che se c'è da andare a ribatterla non t'ammazzi come faccio normalmente quando devo andare alla beccaccia, insomma. Però no, è sicuramente il calibro, per chi lo usa, è efficace e mortale, insomma. Io personalmente, a me personalmente sta un po' stretto, io mi trovo bene col calibro 28 e continuo col calibro 28.
prossimamente con un basculante. Io vorrei vedere l'identificazione delle beccacce, c'è una 410. Parlo cacciatori di beccacce, non chi fa beccacce. È una cosa diversa. Sarei curioso, però. Anche perché ogni beccaccia che va via non è il problema che vada via, perché se io potessi personalmente, ma credo pure te Flavio, poterla rilassare, farla volare, lo faresti. Però ogni beccaccia che va via, il cane si nervosisce perché la va a ricercare, cambia la cacciata, la beccaccia è nervosa, pure se è nervosito, è tutta cambia la cacciata. E non perché dobbiamo abbattere per forza, sia ben inteso. Però dato che andiamo a caccia, alla fine dobbiamo avere un'arma che sia giusta per quel tipo di caccia. E voi mi dovete dire, deve essere un fenomeno un tiratore che in mezzo alle foglie con una cartuccia, quanto piombo c'ha una cartuccia del calibro 410? 19. Quanto? 19, 18, 15, dipende. Se li mangia il primo ramo che incontra, ecco, questo è un problema. Qualche volta anche il calibro 28 incorre in questo problema, però. Vabbè, però già è un calibro diverso. Noi i nostri nonni utilizzavano il 410 come fucile da capanno quando sparavano a fermo, no? Perché mettevano pochi pallini all'interno del selvatico e poi si mangiavano. Era questo il problema, no? Il discorso. Dai, quindi in sostanza il 410 è un fucile da poveri. No, no, è un fucile da coraggiosi. Da coraggiosi, io sono coraggioso. Assolutamente. Anche perché adesso racconto una cosa: l'altro giorno ho sbagliato due beccacce col calibro 12 e non ho dormito tutta la notte, perché io sono malato, non è normale. Non ho dormito tutta la notte, il lunedì ci sono ritornato a cercarle perché ho detto non è possibile, ho sbagliato. E il destino pure non c'erano neanche più, capito? Cioè, quindi mi hanno lasciato questa cosa brutta dentro, che, capito? Ma le ho sbagliate in maniera ignobile, anche se avevo una cariola di piombo, l'avrei sbagliato. Succede, a voglia succede. Due consecutive, però. Due consecutive, insomma. Hai mangiato la sera? No, però mi sono reso conto che sto invecchiando. Gli anni passano. Non ha nemmeno dormito. No, non è anche dormito. Hai ragione Giacomo. Giacomo, c'ha ragione. Sì, c'ha ragione, è vero. Lo ignoravano proprio, quindi vedi, mi ha dato ragione. Usavano il 36, non il 36 Magnum. Esatto. Bene ragazzi, siamo ai padani. Vedi Alex, vedi. Dormi sereno. Beh, Alex, come dormi sereno te quando le sbagli, eh? Bravo Giacomo, vedi? Per me il 410 a beccaccio è un atto di presunzione, c'ha ragione Giacomo, sì. È vero. Sì. Poi però, pure il discorso. Però chi spara bene ha risultati migliori di me con il 12, ti assicuro. Cioè, tu spari meglio con 410 che con 12? No, io dico chi si trova bene con quel calibro, per esempio, penso a Mattia, al ragazzo di Mattina. Io più che a beccacce con il 410. Direi a colombarci con il 410, perché lui ci va a colombarci. Sì, però ovviamente di Martina, se sparasse col 12, sparando bene col 410, spara bene benissimo col 12. Sì, ma perché dovrebbe sparare con il 12 quando con il 410 già dei risultati pari al, non lo so, la butto lì, ma da quello che ho visto dai filmati, al 90%. Perché? Per fare il 100%? Non lo so, è una cosa molto soggettiva l'arma, dipende da tante cose, è come una bella donna, è una bella donna, potrebbe non essere una bella donna per te, Alessia, che vuol dire?
No, dicevo, Mattia viene anche da una grande esperienza nel mondo del tiro, quindi è cresciuto praticamente da bambino, è stato sempre nel tiravolo, è stato nazionale, quindi diciamo che sicuramente è una padronanza dell'arma importante, no? Tal per cui poi nel momento in cui si è avvicinato a un calibro più piccolo mi è riuscito quasi abbastanza automatico una volta capito il limite ovviamente del tiro. Poi ognuno la vede come vuole. A me piace la caccia fatta con il 410, personalmente mi piace vederla, a me piace, poi ovviamente ognuno la pensa come vuole, mica. Non penso che sia... La cosa è certa, se Mattia inizia ad andare a beccacce dietro ai setter dalla mattina alla sera, il 410 lo mette dentro la valigetta, questo te lo metto per iscritto. No, non credo. Questo lo metto per iscritto. Poi, se vogliamo ma giocare, come? La seconda beccaccia che sbaglia va a casa a prendere il 12. Anche se non è facile che sbaglia, però ti garantisco che no, dico, se questa caccia lo metti via al 410. No, lui no, lui può mettere di carattere, se la sbaglia allora è la volta buona che continua. C'è un problema che la sera fanno male le gambe, fanno male le ginocchia e io stavo quasi facendomi costruire il 6 di calibro, però no, per calibro sfizioso, divertente. Anch'io ho fatto qualche beccaccia a 410, però la mattina insomma resta lì. Quando si fa sul serio, io l'ho provato solo in riserva. In riserva, allora vabbè, quando vai a caccia chiusa, porti fuori i cani a fare un giro, allora lì magari ti diverti anche un po'. Però chiaramente io ho sempre solo sparato col semiautomatico calibro 12, ho sempre avuto quello, e ormai 19 anni che so quello, e ho quell'abitudine lì, però magari non ho mai fatto, ho fatto un po' di caccia col cane da poco, chiaramente non sono uno specialista, preferisco la caccia da capanno, chiaramente, come dicevi tu prima Ale, il calibro è semiautomatico, sicuramente il calibro 12 per certi tipi di caccia è più performante, ecco, è più performante. Dopo sì, io penso che dipenda anche dai posti in cui cacci, no? Dipende dipende se vai a servire i cani o stai fuori alla posta che viene il pulito e gli è della fucilatiera. Ci sono diversi fattori quindi che incidono secondo me nelle scelte poi di ognuno. C'è chi caccia con, sentivo qualche trasmissione fa Marti, no, ti sento male Andri, qualche trasmissione fa, infatti Cristian aveva detto che caccia in Alta Italia, che lui usava il 12 a beccacci perché comunque c'era tanta foglia, era molto nel fitto, aveva bisogno del 12 perché evidentemente deve arrivare a rompere meglio, insomma, no? Cioè la fucilata un po' più potente, quindi mi fai il 400, ci fai solo il bosco, quindi dipende anche un po' da caccia e dai posti in cui vai, dipende da tanti fattori, quello sicuramente sarebbe sciocco decidere di magari sparare un animale porco, lo sa che più di quel tot non può sfondare, sarebbe una stupidaggine, quindi magari non lo fai e basta. Certo, poi ci sono i casi eccezionali come Mattia, che è stato commentato sotto risposta a quello. No, vabbè, Mattia spara. Bella, molto divertente, qualcuno l'ha incarnierata con il calibro 400, ha tantissima paura, perché dice no, io non lo sparo, perché non sono mai andato a caccia alla beccaccia, non so neanche come poter fare, invece poi quando si è trovato lì, si è trovato bene, quindi è un'esperienza che sicuramente sarà molto bella. Non solo per l'esperienza del carniere in sé, per te fatto con un calibro 410, perché come lo fa lui l'avranno fatto tantissime altre persone, lo fanno tantissime altre persone, tantissime altre 410 cacciatelo con quello e lo fanno,
però sicuramente un ragazzo giovane, la sua prima esperienza con la beccata, la sua prima beccata 410, tra l'altro avrà un ricordo che gli resterà per sempre perché ci hanno filmato, sicuramente è tutta un'emozione amplificata. Sicuramente sì, però il tiratore fa la differenza, se si è abituato a sparare. No, quello sì. Più spari, sì, infatti, no. Quello è vero, sì. Certo. Ragazzi, siamo arrivati all'ora 22, direi di chiudere l'anno. Direi che è giunto l'ora di l'anno al nostri fedeli telespettatori che ci seguono in tantissimi ogni volta, i nostri ospiti. Grazie a tutti ragazzi che sono stati con voi. Grazie ai nostri ospiti. Grazie a tutti. Un saluto. C'è una connessione strana. Sì, questa volta sento l'eco. C'è l'eco. Ragazzi, non avete una piccola raccomandazione, non avete paura di vaccinarvi, vaccinatevi. Io no. Fondamentale. Io non ho paura. No, perché c'è un po' di paura in giro per il vaccino, che si pensi che possa avere degli effetti collaterali importanti. Non è così, è come il vaccino antinfluenzale, solo che purtroppo il Covid non ha diciamo, la stessa, diciamo, non crea gli stessi problemi dell'influenza, quindi vaccinatevi, non abbiate paura, che così usciremo presto da questo brutto momento. Bene, ragazzi, un saluto a tutti. Ciao, buon anno a tutti. Ciao a tutti, buon anno. Ciao. Mauro è andato via, è caduta sicuramente la linea. Ciao a tutti. Ciao.